Va bene, fatemi fare questo regalo a Mandelli e a tutto il nostro pubblico, perché non è solo un poster, è qui in carne e ossa. Nonostante la sconfitta di ieri, no, il Milan, come dicevamo, è campione d'inverno. Noi abbiamo in collegamento per la prima volta quelli che è il calcio, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Benvenuto, mister, grazie di aver accettato l'invito. Eccolo! Buon pomeriggio, complimenti. Buon pomeriggio e grazie a voi. Complimenti per quello che sta facendo. Ieri è andata male, no? Sì, beh, bisogna dire, l'Atalanta è forte, non incominciamo subito. Però, insomma, tre gol in casa forse non se li aspettava, ecco. No, ma dobbiamo fare i complimenti all'Atalanta, che ha fatto una grande gara. Sì, e basta. Vabbè. Certo, se le avessero detto da un anno fa che sarebbe stato primo in classifica, lei... Scusi, dov'è esattamente lei? Perché non ci sono grandi riferimenti. È il mio salotto, mi piace molto il bianco. Lei è in salotto? Ah, quello è il salotto. Ma perché avrà dei mobili bianchi? Sì. Sobrio forse. Lei si sarebbe mai immaginato di essere primi in classifica? A dire la verità no, ma il calcio, come la vita, riserva sempre delle sorprese, bene e nel male, sta a noi farci trovare pronti. Lei è proprio saggio e misurato anche nei movimenti, perché non muove il viso e neanche la bocca. Per dare qualche risposta magari un po' più. Non fa una piega. Senta, lei di tutti parlano tutti bene di lei. Ibrahimovic e il presidente Scaroni l'hanno definito un gentleman. Abbiamo anche appunto degli articoli, no? Se non sbaglio, dei titoli di giornale. Giusto? Sì. Ma io cerco di fare il mio lavoro con impegno. E questo credo sia il modo migliore di portare rispetto alla società e ai giocatori che alleno. Una brava persona, posso dire, quasi un po'. Oltretutto è anche un bel uomo, no? Ah, quello senza dubbio. Ha un che di John Malkovich, forse gliel'hanno detto, mister. Le piace? I complimenti fanno sempre piacere, ma io sono felicemente sposato da 32 anni con mia moglie. Addirittura ha paragonato il suo amore a quello per il Milan. Insomma, lei è un aziendalista romantico. Un santo, insomma, quest'uomo. È una persona per bene e un gran professionista. Ecco. Sì. Si vede. Si dice che alla base del successo del Milan ci sia il rapporto che è riuscito a instaurare con Ibrahimovic, appunto. Come l'ha conquistato? Ma Zlatan è un giocatore come tutti gli altri. Con lui ho parlato chiaro all'inizio della stagione. A lui ho chiesto: fai come ti pare, e lui lo sta facendo bene. Però scusi, così sono buoni tutti. Per me è il modo giusto, anche perché io ho visto Zlatan nudo e meglio non avere niente a che fare. Se fossi un ladro ti verrebbe e ti venisse a scippare, converrebbe lasciargli le borsa, motorino, il petto degli assieni e scusarsi per avergli fatto perdere tempo. Sì. E questo è vero. Attenzione, perché ha fatto una mezza battuta quasi, Pioli. Non mi permetterei mai, io dico sempre, ognuno deve fare il proprio lavoro rispettando quello degli altri. Gli intrattenitori siete voi, è giusto che siate voi a fare la punteggiatura con l'ironia, scusate. Ma che fa? È uscito per un secondo dai binari, ma è rientrato su. Senta, anche la società ci sta credendo nello scudetto, avete preso Meite, ma soprattutto Mandzukic, gran giocatore. Meite ci darà una grossa mano, così come Mandzukic, ma se vogliamo essere una squadra forte, deve avere dei principi di gioco che vanno al di là degli interpreti. Legge. Senta, non esistono più le mezze stagioni, vero? È diventato un modo di dire, ma credo che in fondo ci sia un fondo di verità, perché come in tutti i proverbi della saggezza popolare, certamente i cambiamenti climatici hanno fatto sì che le stagioni siano ben definite, ma noi continuiamo a lavorare. A lavorare sia col freddo sia col caldo. Sì, vabbè, ma è come dire, era un luogo comune. È analitico proprio lei, non perde mai. Analitico, diciamo. Senta, giusto per stuzzicarla un po', io non so cosa chiedere. Ce l'ho confessa, un peccatuccio che ha fatto ultimamente? Beh, sono un uomo in carne ed ossa anch'io, le mie debolezze. Vado? Sì. Vada, mister, vada pure con le debolezze. Magari. Venerdì ho visto un cartellone pubblicitario con una donna molto bella. Vabbè. E ho pensato che se fossi stato single l'avrei volentieri invitata a bere un tè. Ma addirittura? Poi mi sono vergognato un po'. Ci credo. L'ho confessato a mia moglie e sono andato a letto senza cena. Io sono commossa, è uno splendido ritratto di... No, torni a trovarci presto. Sì, che ha un sacco di cose da dire, oltretutto. Sì, in bocca al lupo. Le cose da dire dipendono da quelli che sono i risultati del campo, se voi avete perso. No, vabbè, ho capito, ma era per dire. Mentale, sarei felice di farlo insieme a voi. Scusi, lei preferisce il mare o la montagna?
Dipende, d'estate preferisco il mare perché dà la possibilità ai bambini va di giocare. Va bene, arrivederci, arrivederci. Siamo tra poco magari. Francesco Mandelli, sempre convinto del posto. Continuiamo a parlare. Tu, eh? Sempre convinto del posto. Anzi, di a maggior Pioli. Ragione. Capisci? A maggior ragione. Ti piace questo aplomb di Pioli? Mi piace moltissimo. L'uomo senza il senso dell'umorismo. È una persona per bene, capisci? No, e ha creato una famiglia. Cioè, lui ha creato una famiglia nel Milan e si vede il padre che tutti vorremmo. È bella anche la strategia con Ibrahimovic. Cioè, io come padre. Ancora lui. Aspetta, fermo. La figura del padre è stata riportata sia nella Bibbia. Sì. Bravo, è un padre putativo, paternalistico, da lì c'è tutta una discendenza per quanto riguarda la filosofia. Il senso del buon padre. Senta, di famiglia si trova anche nel diritto e in altre forme di. Grazie Pioli. Pioli, scusi, se io le dico di mamma ce n'è una sola, lei cosa mi risponde? Sì, per quanto poi con l'utero in affitto, per quanto riguarda il problema legale, dovremmo rivedere un po' anche le nostre categorie. Sì, va grazie, grazie mister. Non le manda certo a dire, No, pomeriggio, non le manda certo a dire. No, le manda, sì. E siamo tutti molto curiosi di sapere come sarà veramente il rapporto fra Pioli, che è insomma, una brava persona, e Ibra, che fa sempre sentire il suo ego in campo, anche in una partita difficile come quella di ieri.